Sì, il primo tempo siamo partiti bene, meritavamo il vantaggio, poi abbiamo preso un gol, diciamo, fortuito, ma ripeto, purtroppo non c'è stata oggi la prestazione. Il campionato è ancora lungo, quindi c'è tempo assolutamente di migliorare, e non ci scoraggiamo assolutamente per questo risultato negativo. Va dato anche merito alla Juve che ha delle grosse individualità. Però ripeto, sono stati degli errori nostri che correggeremo in settimana. Il discorso è che siamo una squadra giovane, quindi c'è bisogno di tempo, comunque sia siamo tutti a disposizione del mister, lo ascoltiamo, quindi ripeto, il campionato è ancora lungo e abbiamo tutte le carte in regola per migliorare la nostra classifica. Ecco, cosa vi sentite di dire ai tifosi, anche a questi 80 tifosi che si sono sobbarcati un lungo viaggio? Chiediamo scusa, sicuramente siamo all'inizio del girone di ritorno, quindi quello di starci vicino. Siamo alla prima partita, quindi ripeto, c'è tutto il tempo ancora di migliorare la nostra classifica e sono sicuro che potremo dire la nostra. Qual è l'obiettivo del Pescara? L'obiettivo è sicuramente rientrare nelle prime quattro, poi ci sono i playoff che, diciamo, sono tutta un'altra storia. Quindi siamo il Pescara e dobbiamo dire la nostra. Diceva Zeman in conferenza stampa qualche tempo fa di Pasquale non è quello di Foggia. Tu cosa rispondi? Io mi alleno duramente, poi sono a disposizione del mister, quindi le scelte vanno rispettate senza nessun tipo di problema.